Non abbiamo mai ricevuto pressioni, siamo qui per lavorare. Sono le parole dette da Salvatore Diretto, dirigente della Costruzioni Generali, che proprio qua a Scandicci, nella località San Colombano, ha subito il grave attentato incendiario dell'altra notte, mentre stavano dormendo una settantina di operai. Tuttavia il signor Diretto ha preferito non parlare davanti alle telecamere. Ecco, si è parlato e si è letto sui giornali incubo, racket, la mano della mafia. C'è da preoccuparsi? Ma una preoccupazione giusta ci deve essere, perché se così fosse la preoccupazione diventa, come dire, un messaggio anche inquietante. Io però penso, da quello che ho potuto comprendere dalle forze dell'ordine, dalla compagnia dei Carabinieri di Scandicci, sta facendo il lavoro di indagine insieme alla procura, che mi sembra, come dire, un fatto legato ad un'azienda che lavorava qua ma che viene da altre zone. Da Caserta. E ho letto con molta attenzione anche l'articolo scritto per Luigi Vigna stamani su un giornale fiorentino, in cui dice stiamo attenti, diamogli mano, perché questi sono un'azienda, secondo lui, un'azienda onesta che cerca di starne fuori, e che quindi sarebbe questo un segnale, un avvertimento di per qualcuno non ha pagato il pizzo. Sono stati gli stessi operai che dormivano in questo posto ad accorgersi dall'odore degli incendi e a chiamare i soccorsi. Abbiamo incontrato un testimone, sentiamo. Si stava dormendo, sono venuti degli operai per ultimi, dopo 10 minuti hanno sentito odore di bruciato, sono usciti nel corridoio, hanno visto che un cestino stava andando a fuoco. Hanno fatto per spengerlo e si sono accorti che anche gli uffici qua erano in fiamme. Lei dove si trovava? Io ero su a dormire. Mi hanno chiamato e sono sceso giù anch'io. Paura? Oddio, un po' sì. Tutte quelle fiamme non è che fa bene a vederle. Qui è il quartiere generale, diciamo, del cantiere per il Parco della Musica a Firenze? Sì. Mai successo una cosa del genere in passato a lei? No, in passato no.